Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e ben ritornati su questo nuovissimo video di Undertale. Nuovo episodio di Undertale e iniziamo da dove eravamo rimasti. Abbiamo scoperto che questo è un fiore dell'eco, ma in realtà noi stavamo parlando di un altro fiore, ovvero di Flowey. Flowey. Intanto questo ragazzetto qua, che vai anche tu a vederla di nascosto, mitico, è la più giusta, vero? Da grande voglio essere proprio come lei. Ehi, non dire ai miei genitori che sono qua. Sta parlando di Undyne? Credo di sì. Allora, andiamo di nuovo qua. C'è una telecamera dietro la cascata. Ok, quindi qua si doveva vedere. C'è una telecamera dietro la cascata. Una telecamera? E che cosa riprende, ragazzi? Ah, strano, veramente strano. Vabbè, saliamo. Vabbè, comunque sia, dove eravamo rimasti? Allora, sì, dovevo dire una cosa. Ok, ragazzi, eravamo fermi qui. Continuiamo, andiamo avanti. Nonno, ferma. Devo stare fermo, che forse si è accorta di noi. Undyne? Non ci provare, Undyne. Ma che cos'è? Una lancia blu. Quindi se mi tiro la lancia blu, forse se resto fermo non mi succede niente. È sparita. Come ha fatto a sparire? Come ha fatto a sparire? Vabbè, andiamo avanti, c'è il salvata. Oh, Gomba! Che ci fai qua? Hai visto il modo in cui ti fessava? È stato mitico. È troppo forte. Sono troppo geloso. Che hai fatto per attirare la sua attenzione? Forza, andiamo a guardarla. Picchiare i cattivi. Io non sono cattivo, sono un umano. Però zero. Che cadi, cade. Ma non ha braccia, non ha mani. Salviamo. Una sensazione di orrore pende su di te, ma resti determinato. Certo, salva. Andiamo avanti. Chissà che cosa ci sarà. Oh no, indovinelli. Quando quattro semi di ponte si allineano nell'acqua, essi germogliano. Ok, devo allinearli nell'acqua. Uno, due, tre, e devono germogliare, giusto? E quattro. Se ci passo direttamente... Sì, hanno germogliato, adesso ci posso passare di sopra. Questa cosa è geniale. Vediamo. Oddio, Aaron flette i muscoli. Aaron... Filetti! Ah no, filetti, ho sbagliato. Aaron si flette il doppio. L'attacco aumenta per voi due. Gara di flessioni? Ok. No. Ok. Aaron è pronto alla prossima flessione. Pietà, fuggi. Educazione? Hobby? Talenti? Oddio. No. Non ti azzardare. Voglio fuggire. Ormai flettiamo i muscoli. Si flette fuori dalla stanza. Sei serio? Ho guadagnato 30 monete, grazie. Ragazzi, ci sono dei funghi? Allucino. No, che figo. Ma dai. Oddio, ho capito. Allora, uno va qua. Ok, allora, due vanno qua. Ok, così dovrei fare più cose, giusto? Vediamo se germogliano. Non germogliano. E quindi... Se si fa un errore, i fiori campana richiameranno i semi del ponte all'inizio. Grazie mille. Magari poi ho ragione, si deve fare così. No, vabbè, davvero. No, vabbè, era davvero così. No, mamma mia. Drin. Pronto? Sono Papyrus. Ho il numero di telefono di Papyrus. Sono felice. Come ho avuto questo numero? La mia domanda è questa, appunto. Come hai avuto questo numero? È stato facile. Ho composto ogni numero in sequenza cercando il tuo. Non ha senso. Allora, cosa indossi? Lo chiedo per un'amica. Ah, lo chiedo per un'amica. Pensavo di averti visto con una bandana. Non ho una bandana. È vero? Indossi una bandana? No. Cosa rispondi? No, non ho una bandana. Quindi non porti una bandana. Capito? Sei mio amico. Mi fido di te al 100%. Buona giornata. Io non più, invece, perché tu mi vuoi morto, Papyrus. Molto tempo fa i mostri sussurravano i desideri alle stelle in cielo. Se speravi con tutto il cuore, il desiderio si sarebbe avverato. Ora abbiamo soltanto queste pietre scintillanti sul soffitto. Un telescopio. Che ci fa un telescopio qua? Guardi con il telescopio, sì. Guarda il muro.
Guarda il muro. Che senso? Ah, questo muro intende. Bene, non l'avrei mai detto comunque. Oddio, che cosa sono tutte queste antiche scritture coprono i muri? Riesci solo a capire le parole. La guerra fra umani e mostri e basta. Oddio. Perché gli umani attaccarono? Sembrava che non avessero proprio nulla da temere. Sono incredibilmente forti. Ci vorrebbe l'anima di quasi ogni mostro per uguagliare la forza di una sola singola anima umana. Vero? Gli umani hanno una debolezza. Ironicamente è la forza della loro anima. Il suo potere le permette di resistere fuori dal corpo anche dopo la morte. Wow. Ok. Se un mostro sconfigge un umano, può prendergli l'anima. Un mostro con un'anima umana, una bestia orribile dai poteri misteriosi. Quindi nessuno mi deve fregare l'anima. È l'illustrazione di una strana creatura. Questo disegno ha qualcosa di molto inquietante. Posso vederlo? Non posso vederlo. Dio, che è sta roba? Che è sta roba? Sì, però che figo. Altre ombre? C'è Anden? Anden, lo sapevo! Lo sapevo! No! Lotta Pokémon! No, non è giusto! Non mi fa far questo! Niente ragazzi, devo inventarmi qualcosa. Via, via, via. Dio. Dio. Che come ho fatto non lo so. Via, 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 via. Via, via, via. Via, 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 via. Via, 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 via. Via, via. Oh, porca miseria. Oh, mamma mia. Che fortuna. Che fortuna. Che fortuna. Che fortuna. Che fortuna. Che fortuna! Oddio, sono bravissimo! Come ho fatto, raga? Oddio! Basta! Dentro, dentro, dentro! Sono vivo! Sì! Come ho fatto, raga? Anden? No, non ci provare, Anden! Non voglio andare contro Anden. Anden è troppo forte! Mi ha scoperto! Non è giusto! Ah, no! Non ci credo. Ho preso il piccolo. Ho preso il piccoletto. Gli ho dato una butta brutta in testa. Addio. Grandissimo. Grazie compa. Adesso usciamo di qua. Dice grazie compa. Compa, che ci fai là? Che ci fai là? Mi ha salvato la vita. Mi ha salvato. Un genio. Ecco, un genio. Sei un genio compa. Oi, hai visto? Ander mi ha appena toccato. Ti ha dato un pugno. Non mi laverò mai più il viso. Cavoli, che sfortuna. Se fossi stato un pochino più a sinistra. Oi, tranquillo. Sono certo che la rivedrai. Ancora che cadi, compà. Dai. No, è troppo divertente. Un fiore dell'eco? Posso mangiare? Grandissimo. Sapere che un giorno il topo potrebbe estrarre il formaggio dal cristallo ti riempie di determinazione. Grazie, salva. Sans? Sense, che ci fai qua, Sense? Che guardi col telescopio? Pensavo di darmi al business dei telescopi. Normalmente viene 50.000 G usare questo telescopio premium. Ma visto che ti conosco, puoi usarlo gratis. Che ne dici? Certo che vuoi usare il telescopio, ma ci sarà uno scherzo di Sense. Bellissimo, grazie Sense, grazie. Non sei soddisfatto? Non ti preoccupare. Ti rimborso tutti i soldi. Oddio, che è? Una patata? Che è una patata? Davvero? Serio? Cos'è? Cos'è una stella? Si può toccare? Si può mangiare? Si può uccidere? Sei una stella? Perché? Ah! Non ci credo! Guardate che ho in faccia! Tutta colpa di Sense! Maledetto! Veramente sto posto è speciale, bellissimo, mi piace. Ovviamente non ho più il coso che mi ha dato Sense. Qua ci sono fiori dell'eco ovunque. Mi sto perdendo. Mi sto perdendo. Dove sono finito? Perché basta budini. Risparmia i budini, ti prego. Risparmia sti budini. Un paio di scarpette da ballo. Prendi questo oggetto. Prendilo.
Ok, non so che cosa mi serva. Devo darla a qualcuno che balla per caso? C'è qualcuno che balla? Serio? Drin? Pronto? Sono Papyrus! Ricordi quando ti ho chiesto dei vestiti? Beh, l'amica che voleva saperlo, la sua opinione di te è molto omicidiosa. E anda, è vero? Beh, non temere, caro umano. Papyrus non ti tradirebbe mai. Hai detto che non indossavi una bandana, quindi ovviamente gli ho detto che in realtà stavi davvero indossando una bandana. Mi ha addolorato dire una bugia così sfacciata, ma visto che non indossi una bandana, di sicuro lei non ti attaccherà. Sicuro, sicuro sano e salvo, ragazzi. Io voglio solo essere amico di tutti. Fatemi capire dove sono finito, che cosa sto facendo. Il potere di prendere la loro anima. E questo è il potere che gli umani temevano. C'è un potere che riesce a prendere l'anima? E non mi dire che... Che cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cosa... Cosa sono ste robe? Non posso più andare avanti. Oddio. Un octopus. Un octopus! È pure bellissimo! Ehi, là! Ho notato che eri qui! Sono Onion-san! Cioè, sei cipolla! Sì, perché ho una cipolla? Onion-san, chiaro! Sei una cipolla, compagno, ma che faccia poi? Una faccia di Locos. Mi segui? Qui è stupendo, eh? Ti piacerà, eh? Ancora? Già, anche a me è il mio preferito. Basta seguirmi, basta. Anche se l'acqua qui fa così bassa. No, è così bassa, vabbè. Io devo sedermi di continuo, ma... Ehi, fa niente. Meglio che andare in città e vivere in un acquario affollato. Come tutti i miei amici. Piange? Prego, basta seguirmi, basta. Comunque lo comunque l'acquario è pieno, quindi anche se lo volessi io, ma non fa niente, chiaro? Anden sistemerà tutto, chiaro? Uscirò di qui e vivrò nell'oceano. Ehi, lì! Basta! È la fine della stanza. Ci vediamo, divertiti. A waterfall! Grandissimo, non mi ammazzare, vero? Bravissimo, mi piace quel tizio. La stanza a nord nasconde un grande tesoro. A nord. Vediamo. Un pianoforte. Pam 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 pam. Pam. Non ce ne esiste quella nota. Vabbè, sì, basta, basta. Basta suonare il pianoforte che non c'entra assolutamente niente. Oppure andiamo avanti verso di qua. Che dice? È un potere incontrastabile. Un umano non può certo togliere l'anima ad un mostro. Quando un mostro muore, la sua anima sparisce. E servirebbe un potere incredibile per prendere l'anima a un mostro vivo. Ok, queste sono cose interessanti. Esiste una sola eccezione: l'anima di una specie speciale di mostro chiamata boss. L'anima di un boss è abbastanza forte da resistere anche dopo la morte, sebbene solo pochi istanti. Un umano potrebbe assorbire quest'anima, ma non è mai accaduto. E ora non accadrà mai. Sei sicuro? Ma raga, è interessante girare qua sotto. Prenderne uno. Un ombrello? Perché mi serve un ombrello? Prendi. A che mi serve l'ombrello, ragazzi? Che devo fare con l'ombrello? Ah, piove! Come fa a piovere se siamo sotto le caverne? Ciao, compà! Oi, hai un ombrello? Mitico! Grandissimo, andiamo! Ah, quindi vieni con me? Sì, però sei fuori dall'ombrello, non è che puoi... Cioè, per dire... Si è messo a piovere nelle caverne, come fa a mettersi a piovere nelle caverne? Appena mi parli di Anden ancora! Forse non piccherebbe maestri? È troppo giusta per far male ad una persona innocente, ok? Il castello! Sono arrivato al castello! Epico, mitico, fighissimo! Il castello! Vai, seguimi! Io voglio vedere il castello! Porca miseria, quanto è bello, raga! Posiamo l'ombrello. Riporta. Oi, vuoi incontrare Anden, giusto? Metti via l'ombrello e sali sulle mie spalle. Ok, salgo sulle tue spalle. In realtà non voglio incontrare Anden, visto che mi vuole ammazzare. Non preoccuparti per me, trovo sempre un modo per passare. Si vede, no, è fantastico, basta, io lo voglio, è adorabile, voglio un pupazzetto, regalatemelo, vi prego. Ok, ragazzi, salviamo. Salva. Perché gli umani erano ossessionati dal fatto che c'è Anden qua. Che
mi sa che mi devo muovere in qualche modo. Anden, ci fai qua, Anden? Ah, troppo lenta, Anden, mi dispiace. Oddio. 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 Vai, vai, via. Vai, 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 vai. È diventato più veloce. No. Che ci sono. Sì. E ancora? È possibile, basta. Basta, Anden, sei troppo forte, abbiamo capito. Fuori, fuori di qua. Fuori di qua. Oddio. Cosa? Anden, sono rimasto bloccato, devo andare contro Anden. No. No. No, 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 sono morto, dimmi che non sono morto, ti prego. Sono vivo, sono vivo. Sembrava venire da laggiù. Oh, sei caduto, non è vero? Tutto bene? Ecco, alzati. Lorenz, eh? Che bel nome. Io mi chiamo... Come ti chiami? Sembrava tantissimo Toriel. Ok ragazzi, io credo che il video di oggi lo posso anche concludere qua. Quindi ragazzi, io spero tanto che questo episodio di Undertale vi sia piaciuto. Prima di finire, come faccio al solito, vorrei salutare delle persone. Saluto Daniele Maroietti, Salvatore Grieco, sì, Valerio The Dumbing Channel, vabbè, non so più parlare oggi, Flavio 2006 e Dark Knight. Quindi ok ragazzi, io spero tanto che questo episodio su Undertale vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like a questo video, tantissimi like, e vi porterò il prossimo episodio. E ragazzi, se non siete ancora iscritti al canale, che cosa aspettate? Iscrivetevi subito, immediatamente, mettete mi piace alla pagina di Facebook, seguitemi anche su Instagram, e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!